Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori di RDA Radio 1 di Roberto De Angelis. Buonasera da Alberto Fiano, è esattamente sabato 23 dicembre, ovviamente corrente anno, sono le ore 23:38 minuti. Questo è il consueto appuntamento con la rubrica del sottoscritto Il Punto sulla Roma, analisi post partita di ogni impegno ufficiale della AS Roma, puntata numero 462, versione on the road. Roma-Napoli, ossia il tanto atteso posticipo di questa giornata antecedente il Natale, si è concluso da circa 50 minuti. Il campo ha emesso il seguente verdetto: Roma 2, Napoli 0. Una vittoria convincente da parte dell'11 di Mourinho, che si schiera con il 3-5-2 e con un centrocampo molto ben assortito per elementi e qualità, appunto, che hanno sia Cristante, Paredes e Bove, che garantisce appunto quel dinamismo e quella interdizione nel punto nevralgico del campo, fondamentale appunto per far sì che poi la Roma conquisti il centrocampo. Una Roma che parte con il giusto piglio, il giusto approccio mentale, con Belotti vicino a Lukaku, quindi tandem pesante d'attacco, ed infatti i primi 20 minuti sono tutti di marca giallorossa, soprattutto con Belotti che crea un'ottima occasione per Bove, che dove merita compie un'autentica prodezza sotto porta di curva sud. La Roma comunque gestisce abbastanza bene la partita, attacca il Napoli cercando di limitarne gli spazi e la profondità in fase difensiva, visto i giocatori che ha molto importanti tipo Osimhen e Kvaratskhelia, che sono letali in quelle determinate situazioni di gioco, e tenta poi di avere delle ripartenze veramente veloci e letali per mettere in difficoltà la retroguardia partenopea. E l'ultimo quarto d'ora comunque il Napoli alza un po' più il baricentro e crea un'occasione pericolosa sul calcio di punizione, dove Anghissa nell'area piccola per fortuna non riesce ad arrivare col tacchetto, e facendosi che la palla termini di poco fuori. Il secondo tempo il Napoli a partire meglio, la Roma comunque anche in modo intelligente da soffrire, ma poi visto anche il tanto nervosismo del campo, infatti una partita tirata, nervosa, le due squadre sentivano l'importanza di questo big match, anche tanti ammoniti, fa sì che poi comunque per un fallo anche di reazione su Zalewski, Politano venga espulso, forse dicono alcuni un'espulsione un po' troppo severa, ma a mio avviso no, perché magari il contatto del calcetto di reazione di Politano non è violento ovviamente su Zalewski, però l'arbitro, come regolamento poi magari può essere applicato, appunto va a punire la intenzionalità del gesto. Da lì la Roma alza il baricentro, Mourinho quindi con l'uomo in più prende coraggio, adotta dei cambi, fa entrare Smoun e il Shaarawy, così che da tentare appunto il tutto per tutto, all-in, e anche il capitano Pellegrini, soprattutto nell'ultimo mese molto molto criticato, e lo stesso capitano comunque si toglie una soddisfazione, perché dopo 7-8 minuti che era appena subentrato fa il gol dell'1-0, portando al minuto 77 in vantaggio la Roma. Da lì la Roma gioca in scioltezza, il Napoli non crea più niente, Rui Patrizio si prende del freddo, ed è invece Meret ancora a compiere prodigiose parate su Lukaku, che tenta un pallonetto e con la mano di richiamo riesce a sventare Meret in angolo, e poi ancora Meret che salva su Shaarawy, che lo sa per dribblare appunto, servire Lukaku in area piccola che ormai era il gol, ma ancora lì in uscita con la gamba modello Cuccarini spaccata riesce il portiere partenopeo a sventare la minaccia, insomma. Ma poi abbiamo da registrare, abbiamo da registrare anche l'espulsione di Osimhen per seconda ammunizione, e da lì negli ultimi 7 minuti la Roma in 11 contro 9 fa sua la partita con una ripartenza letale condotta da Azmoun e Shaarawy, Lukaku e addirittura Ndicka, che si traveste da uomo assist, serve al centro dell'area piccola ancora Lukaku, che stavolta comunque non sbaglia e porta a 2 le marcature della Roma, facendo al 94esimo gioco partita incontro. 3 punti importanti, 3 punti
tre punti dove la Roma era chiamata ad una risposta comunque da dare dopo la poco convincente prestazione di Bologna, e questa risposta è arrivata. José Mourinho ha toccato evidentemente bene le corde emotive soprattutto della sua squadra in questa settimana di allenamenti a Trigoria, ed i risultati si sono visti. La Roma balza al quinto posto in classifica, a tre punti dal quarto posto appunto, che occupa la sorprendente compagine felsinia allenata da Thiago Motta. Ora, se vogliamo trovare un piccolo neo a questa buonissima prestazione della Roma, c'è da dire che alcune azioni d'attacco potevano essere gestite con più lucidità e cinismo, così che da non soffrire fino al 94esimo con il gol della sicurezza. Detto ciò, ora giustamente per il Natale, che sarà domani, dopodomani, vigilia e 25, ci sarà da festeggiare, anzi colgo l'occasione per fare a tutti voi ascoltatori il mio più grande augurio di un sereno e felice Natale, e poi dal 26, ossia giorno di Santo Stefano, pensare totalmente con testa, cuore, attenzione e concentrazione all'importantissimo match di sabato prossimo, il 30 dicembre, allo US Stadium, Juventus-Roma, una partita tra le regine degli anni Ottanta, una partita che a Roma è sentita quasi come il derby Roma-Lazio e che quindi dovrà essere giocata con tutte le più scrupolose attenzioni e criteri che il caso richiede, sperando di giocare 11 contro 11, non è una polemica ma è una constatazione di fatto, visto come spesso vanno le cose lì in casa juventina. Non c'è nient'altro da aggiungere se non ringraziare il mio amico Roberto De Angelis per la sua consueta gentilezza che mi concede nel darmi lo spazio nelle sue frequenze radiofoniche. Rivolgo a lui e famiglia il mio più grande augurio di un buon Natale e un carissimo saluto. Ringrazio voi dell'ascolto qui in diretta, chi mi ascolterà anche in podcast registrato. Vi rinnovo a tutti voi i migliori auguri di un felice Natale, vi auguro una buona serata, appuntamento a sabato prossimo post Juventus Roma, e chiudo più che mai entusiasta, carico e gioioso, ovviamente con l'immancabile, come sempre, daje Roma, daje! Buonasera, auguri e buonanotte e ciao da Alberto Fiano.